La Germania rafforza i controlli temporanei alle frontiere per frenare l'immigrazione irregolare. Schengen sospeso per 6 mesi. Federazione Russa, massiccio attacco ucraino con droni in 9 regioni, intercettati 144 velivoli senza pilota, una vittima nella regione di Mosca. La Germania riprenderà i controlli temporanei alle frontiere, sospendendo Schengen. Lo ha annunciato la ministra dell'Interno Nancy Faeser. Le misure tentano di ridurre l'immigrazione irregolare e tutelare la sicurezza interna dal terrorismo, respingendo gli ingressi illegali. Bis wir mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem zu einem starken Schutz der EU-Außengrenzen kommen, müssen wir an unseren nationalen Grenzen noch stärker kontrollieren. Diese Kontrollen ermöglichen auch effektive Zurückweisung. Le nuove misure restrittive entreranno in vigore il 16 settembre e prevedono l'istituzione di controlli temporanei alle frontiere terrestri con Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio e Danimarca per un periodo di 6 mesi. I controlli sono già in vigore ai confini con Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Svizzera. Per questo periodo il trattato sulla libera circolazione in Europa verrà sospeso. Secondo Schengen, infatti, gli Stati membri sono autorizzati a introdurre controlli alle frontiere se ritengono che vi sia una minaccia alla sicurezza interna. Faeser ha aggiunto che il governo tedesco ha già notificato all'Unione Europea i controlli previsti. Le forze di difesa russe hanno intercettato nella notte tra lunedì e martedì 144 droni ucraini in 9 regioni russe, di cui una ventina sopra la regione di Mosca. Il governatore di quest'ultima, Andrei Vorobyov, ha affermato in un post su Telegram che una donna di 46 anni è stata uccisa e diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi. I voli da e per gli aeroporti della capitale russa di Vnukovo, Domodedovo e Zhukovskij sono stati temporaneamente sospesi nella notte per motivi di sicurezza. Il traffico aereo di martedì è poi ripreso regolarmente. L'attacco ucraino con droni è il secondo più massiccio sul territorio della Federazione Russa dall'inizio dell'invasione di Mosca su larga scala iniziata nel febbraio del 2022. La Russia è costretta a continuare l'operazione militare speciale in Ucraina per garantire la propria sicurezza. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa martedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando gli attacchi notturni dei droni ucraini sul territorio russo. Secondo quanto ha osservato Peskov, l'odierno attacco contro gli edifici residenziali in Russia non può essere associato in alcun modo a operazioni militari. La maggioranza delle ONG in Georgia si è rifiutata di registrarsi nel cosiddetto database degli agenti stranieri, previsto dalla controversa legge sulla trasparenza dell'influenza straniera. Su circa 30.000 ONG operanti nel paese, solo 469, pari a circa l'1,5%, si erano registrate entro la scadenza del 2 settembre. Coloro che si sono rifiutate sostengono che la legge si ispira a modelli russi che minacciano la libertà di parola e la democrazia. Абсолютно ყველა ასეთი ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მათთვის ღირებულებითად რა თქმა უნდა წინააღმდეგობრივი არის რეესტრის და მთლიანად რუსული კანონიც. ისინი საკუთარი ნებით არ დარეგისტრირებულ ან უბრალოდ მცირე დროით არსებობის გახანგრძლივების მიზნით გააკეთეს ეს. ეს კანონი ვერ განარჩევს, ამ კანონის მიხედვით არ იქნება გარჩევა ორგანიზაციების, ვინც დარეგისტრირდნენ და ვინც არ დარეგისტრირდნენ. ეს კანონი ყველა იმ სუბიექტს თანაბრად ურტყამს, თანაბრად უქმნის პრობლემებს. Secondo la norma, le ONG che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti da donatori stranieri dovranno registrarsi come organizzazioni portatrici di interessi di una potenza straniera. In caso contrario, sono previste sanzioni severe, tra cui una multa iniziale di poco più di 8.000 euro, seguita da una multa mensile di circa 6.700 euro. La legge, approvata nonostante le proteste di massa, è ora impugnata dalla Corte Costituzionale. Contro il provvedimento sono state intentate più di 100 cause, tra le quali una della Presidente della Georgia, che sostiene che esso viola i requisiti costituzionali del Paese. Ჩემი ვარაუდით ძალიან მაღალი იმის ალბათობა რომ სასამართლო სარჩოს მთლიანად და ნაწილობრივ ამ სარჩელებს მიიღებს განსახილველად, თუმცა ეჭვი ეპარება რომ მან დააკმაყოფილოს
კანონის ნორმების მოქმედების შეჩერება. Nel frattempo, la Georgia si sta preparando per le elezioni parlamentari del 26 ottobre. I principali partiti di opposizione hanno espresso l'intenzione di abrogare la legge in caso di elezione, mentre il partito al governo sostiene che essa serve solo a migliorare la trasparenza e la responsabilità. 90 minuti faccia a faccia per sfidarsi e dare una svolta alla campagna elettorale a 56 giorni dalle elezioni negli Stati Uniti. Il primo e probabilmente unico dibattito presidenziale tra la vicepresidente democratica Kamala Harris e l'ex inquilino repubblicano della Casa Bianca Donald Trump sarà trasmesso in diretta su ABC News alle 21 locali, le 3 di notte in Italia, di martedì sera dal National Constitution Center di Philadelphia in Pennsylvania, uno degli stati chiave per la vittoria del 5 novembre prossimo. Martedì l'esercito israeliano ha lanciato un attacco sul campo profughi di Al-Mawasi, una zona umanitaria dichiarata sicura, non lontano da Khan Yunis, a Gaza. Almeno 40 persone sono morte e almeno 60 sono rimaste ferite. I soccorritori sono al lavoro per trovare i numerosi dispersi. L'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, Josep Borrell, ha criticato Israele per le sue azioni nella striscia di Gaza. And the European Union will continue supporting the Palestinians, but at the same time knowing that we have to look for a political solution, because to feed someone with a dinner tonight in order to be killed tomorrow is not exactly the solution. Borrell, durante la visita al valico di Rafah al confine con l'Egitto, ha anche minacciato sanzioni a Tel Aviv per l'espansione illegale degli insediamenti nella Cisgiordania occupata. There are not only these two ministers, but also some agencies, some institutions which we believe are responsible for the illegal expansion of colonies in the West Bank, which are also being proposed as sanctions. La crisi umanitaria nella striscia di Gaza ha raggiunto livelli senza precedenti. Più di 40.000 persone sono morte e oltre 94.000 risultano ferite. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea l'urgente necessità di supporto militare da parte degli alleati per combattere le forze russe. Un appello che si fa sempre più stringente alla luce dell'avanzata dell'esercito di Mosca a Pokrovsk, nell'Ucraina orientale. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Pokrovsk è un importante snodo logistico per le forze ucraine nella regione di Donetsk. Le autorità locali stanno invitando la popolazione ad evacuare, ma più di un terzo degli abitanti rimane in città. Situazione che è хуже e хуже. Світ пропав, вода, вопрос. Zelensky ringrazia le truppe per aver respinto gli assalti russi e aver recuperato le posizioni, ma nel frattempo Mosca afferma di continuare a conquistare territori sulla strada verso Pokrovsk. Papa Francesco ha chiesto protezione per i giovani durante la sua visita a Timor-Est. In questo modo ha riconosciuto indirettamente lo scandalo degli abusi che ha coinvolto l'eroe dell'indipendenza, il vescovo Carlos Ximenes Belo. Y no olvidemos a tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Este fenómeno está aflorando en todo el mundo. Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a nuestros jóvenes. Timor-Est è il paese più cattolico al mondo al di fuori del Vaticano. I suoi abitanti hanno accolto calorosamente Bergoglio, il primo papa in visita da quando il paese ha conquistato la sua indipendenza. Timor-Est è la terza tappa del tour di 12 giorni del pontefice nel sud-est asiatico. Arriva dopo le precedenti visite in Indonesia e Papua Nuova Guinea. Prima di rientrare a Roma il 13 settembre, Francesco visiterà Singapore. Tony Nadal è probabilmente l'allenatore di maggior successo nella storia del tennis.
Suo nipote, Rafael Nadal, ha vinto 16 titoli del Grande Slam sotto la sua guida. Durante l'estate visita regolarmente il Rafa Nadal Tennis Center presso il Sani Resort di Halkidiki, nella Grecia settentrionale, dove supervisiona gli allenamenti di tennis di alto livello offerti dalla filiale greca della Rafa Nadal Academy, con sede a Maiorca. Euronews si è recata ad Halkidiki per parlare con Tony Nadal della sua filosofia di allenatore di tennis e di chi pensa sia il più grande giocatore di tutti i tempi. Who played better was Federer. Who is the best? Djokovic. Duration, you mean? Yes, because Djokovic won more titles than the others. Who could be the best without injuries? My nephew. But he has injuries. At the end, the best is Djokovic. But in my opinion, what I have seen on court when Federer play, no one did. So you think that a good tennis player, a champion, is born or is made through hard work? To be number one is born. You born with talent, with a good talent, with a natural talent, but at the same time, you need to work hard, because only with the natural talent normally is not enough. Of course, it's very difficult to achieve the goals that Federer can achieve, or it's very difficult to be Messi. It's almost impossible, but you can be a very good tennis player, or you can be a very good football player when you are willing to work very hard.